In occasione della festa degli innamorati, il 14 febbraio, l'amministrazione comunale di Locri ha organizzato la seconda edizione dell'iniziativa Un albero è per sempre. Quest'anno i protagonisti sono stati i signori Antonio e Gianna, la coppia di sposi più longeva di Locri, che festeggia ben 70 anni di matrimonio e ha piantato gli alberi presso i giardini della scuola Scarfò, plesso dell'Istituto Comprensivo De Amicis Maresca, guidato dalla dirigente scolastica, la dottoressa Carla Galletta. Gli alberi sono stati donati dal Consorzio di Bonifica Alto Ionio Regino, con l'obiettivo di sensibilizzare tutti a salvaguardare l'ambiente e riqualificare e incentivare sempre di più le aree verdi. Fondamentale è la presenza dei ragazzi, che con i loro docenti dimostrano quella sensibilità necessaria per rendere migliore il nostro pianeta. Per festeggiare il giorno di San Valentino, celebrare la festa degli innamorati, l'amministrazione comunale per la seconda volta, quindi secondo anno dell'iniziativa Un albero è per sempre. Già lo scorso anno con la coppia più giovane di Locri abbiamo piantato due alberi presso la piazza dei Gasperi. Oggi invece siamo qui a scuola nel giardino dell'Istituto De Amicis Maresca, plesso Scarfò, per celebrare l'amore e soprattutto celebrare l'amore della coppia più longeva di Locri, il signor Antonio e la signora Gianna. Oggi festeggeranno insieme ai ragazzi della scuola che sono stati insieme ai loro insegnanti occupati ad organizzare e allestire uno spazio dedicato proprio all'amore. E infatti, come i cartelloni ci danno indicazione, l'amore per sempre, l'amore unisce, e questo vuole essere semplicemente un messaggio non solo per celebrare l'amore, ma soprattutto amare e rispettare l'ambiente. Quindi la piantumazione degli alberi proprio con lo slogan Un amore è per sempre, un albero è per sempre. La più grande soddisfazione mi sento di essere che sono stata una brava mamma, una brava moglie e una brava nonna. E tutto questo non posso dire di più. Sono altri tempi. Ci voleva una via di mezzo. I tempi di una volta erano molto, molto migliori. 70 anni d'amore. Ci siamo sposati molto giovani, io avevo 20 anni e mia moglie 15 anni, troppo giovani. Grande soddisfazione, abbiamo 9-8 figli, uno migliore dell'altro. E questa è la più grande soddisfazione della vita. È una grande famiglia. Se no, se non c'è pazienza non c'è niente. Lunedì, cioè il 22, fa il compleanno mia moglie e vengono due figli che sono lontani e facciamo una piccola festa. E allora tanti auguri. Grazie, grazie. Lei compie 86 e io il 13 giugno 91. Complimenti. Grazie, grazie. Per l'occasione abbiamo preparato tanti cartelloni, la viola dove interrare gli alberi e sistemato al centro una panchina, simbolo dell'amore che merita di essere celebrato. L'amore che deve sempre unire le persone, mai dividerle e salvare il mondo. Da oggi questa panchina sarà per noi uno spazio speciale, la utilizzeremo per ritrovarci, leggere, riflettere, giocare e scambiarci qualche dono. Adesso ci perdoni, ma cogliamo l'occasione di questo bellissimo momento per chiederle una nuova panchina, che diventerà per noi quella della gentilezza. Abbiamo voluto festeggiare questa giornata celebrando l'amore tra due persone, la coppia più longeva di Locri, e celebrando anche l'amore in generale, naturalmente. Abbiamo piantato un albero perché, così come hanno detto i bambini, l'amore è un albero che cresce. E l'amore è l'amore per le persone, ma è anche l'amore per la natura e per la nostra madre terra. Ed è questo il messaggio che abbiamo voluto rivolgere a tutti i nostri alunni e a tutta la nostra comunità scolastica. Ringrazio naturalmente l'amministrazione comunale di Locri che ci ha proposto questa bellissima iniziativa che abbiamo accolto con entusiasmo subito.
Un ringraziamento particolare ai bambini e alle docenti che hanno allestito l'angolo dell'amore e quello che diventerà uno spazio del nostro giardino che arrederemo con una panca dietro alla quale ci saranno gli alberi, due bellissimi oleandri che cresceranno nel nostro giardino.